Bravo, Vincenzo, vedo Valerio che mi vuole dire qualche cosa. Guarda, senza nemmeno apporre la fish, perché è una cosa no, diversa. La pongo nera. La metti nera, ecco, sì, perché bene. Volevo sperimentare una cosa. Siamo arrivati, sì, ormai siamo agli sgoccioli, mancano sì, meno di 10 puntate, no, prima della fine. Questa è l'ultima, poi ce n'è una domani, ricordiamo alle 21 su Rai 2, questo speciale di prima serata, anzi in access prime time, su Rai 2 non perdetelo, domani alle 21 su Rai 2, ok? Giusto. Domani alle 21 su Rai 2 battute. Vabbè, allora, sono meno di 10 puntate, una. Beh, sì, una. Io ho detto quello, ma corretto. Comunque, io in questi mesi, la sera prima di andare a dormire, tardi perché il programma è in diretta, quindi verso le 2, io mi appuntavo nel sonno delle battute, cioè questa domani provo a dirla nella trasmissione, poi il mattino dopo mi svegliavo, le rileggevo e penso sia capitato a tutti voi, solo che io ho detto, ma io che devo buttare delle cose che poi magari vai a vedere e... A me non sono piaciute la mattina dopo, però le ho raccolte, sì, le peggiori, sì, che ho scritto di sera, tardi, e le, sì, volevo leggere qua. Oggi, tant'è, è l'ultima volta che dico non vedo più battute, è finito. Fine. Allora, volevo fare una... Allora, io che... Questi sono appunti che scrivo la sera. Io che dico, scusa Riccardo, ma devo fare una telefonata al volo e poi telefono proprio quelli del volo, il gruppo. Che si scopre a metà telefonata. Oh, cioè, no. Le macchine dei pedofili le riconosci perché hanno scritto dietro bimbo a bordo, ma a bordo è scritto tutto attaccato. mi ero reso conto che io peccavo un po' in satira politica e mi ero scritto il mostro di Loch Ness si chiama Nessie, allora il mostro di Firenze si chiama Renzi e tutti ride perché... Renzi il politico, yes, the one that we always talk about. Poi questa è un'imitazione, ho voluto fare anche un'imitazione che è Wendy, 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 chi è? Shiny. Ah, Shiny, certo. No, Shiny. Martufello che gioca in borsa. Alta. Questa è alta. Sì. Questa, se dovessimo farlo in prima serata, la ricicliamo tranquillamente. Beh, sì, in prima sì. Non ho mai capito di chi so le canzoni dei Motorhead. So di Lemmy. Molto alta. Poi volevo ironizzare sul fatto che Tinti si chiama Tinti, ma è calvo. Però non ci siamo riusciti. Molto carina. Poi c'è un'altra che piace molto a Emanuela, che è ironizzare sul fatto che Folla si chiama Folla ma è uno solo. Questa è bella. Non c'è stata occasione. Non c'è stato mai modo, le faccio tutte oggi. Poi Gianno Bifronte, che è quello con due facce, sì, questa pure è alta. Quando andò a Treviso ha avuto complessi di inferiorità. Certo. Un pesce, poco prima di morire per mano di un pescatore, disse: dite a mia moglie che l'amo, non l'avevo proprio visto. E poi ce n'è una... Ce n'è una, un'altra imitazione che è questa, che mi serve, posso usare lei che viene da... Aspetta. Deve dire quella frase, se la ricorda? Certo. Allora, aspetta. Vada. Sono nata a Bolzano. Chi sono? Chi ne so? Rifalla, non l'hai fatta bene, vai. Sono nata a Bolzano. Chi sono? Oddio mio, sono un ragazzo sulla Trentina. Grazie, grazie.